Bramo una città in cui ognuno possa vendere senza danno, con buon prezzo e qualità senza affanno. Sogno un consorzio fatto di mercanti solidali fra loro, di cui tutti si possano fidare e non intenti a vendere argento per oro. Questo è il mio desiderio. Nessun garzone a cui dire io mi lagno. Al nome di Dio e del guadagno. Franceschino, ma che bella giornata che è oggi! Senti, ma ti va di andare a conoscere tutti i negozianti del Consorzio Prato CE per andare a conoscerli e anche a fargli delle domande sulle loro attività? Va bene? Allora partiamo! Franceschino, ho capito che tu c'ha fame, anch'io ce l'ho. Infatti ti ho portato nella pasticceria più buona del mondo. Dai, Betty, che si può mangiare? Che si Buongiorno, può mangiare? Caro. Buongiorno, Chiara. Tutto a posto? Tutto bene, te? Bene, sei venuto in compagnia stamane? Sono venuto qui con il mio amico Franceschino perché ci sta una fame si muore. Buongiorno, siete nel posto giusto? Eh sì, ma io, guarda, allora, avevo pensato. Stamani mi sveglio e poi dai Betty e mangi il cornetto, perché come tu li fai se non li fa nessuno. Ma qui, altro è cornetto, c'è pieno di roba. Allora, i cornetti alle polacche, che sono pietra miliare della pasticceria Betty, escono caldi sempre, spesso sono sempre caldi. Ci abbiamo, se vuoi variare un po', pan di ramerino. Abbiamo la civetta, abbiamo belle. Cioccolato e pere. Fammi vedere la civetta. Civette sono queste qua, sì. Che hanno la forma di una civetta. Abbiamo cioccolato e pere. Ci abbiamo la treccia girata con i frutti di bosco. Per chi c'ha poca fame, anche le pastine piccoline, bomboloncini piccini. Il mitico saccottino alla cioccolata. Sì, conosciuto in tutto il mondo. La sfogliatina crema chantilly. Sì. Ci abbiamo, e che sappi che oggi c'è anche poca scelta, perché mercoledì si fa mezza giornata. Ah. Sì, che abbiamo grosso modo la metà della roba. Ho capito. Quindi immaginati che sabato anche male, e la domenica, sì. Abbiamo lo strudel. Che non viene congelato dal Trentino, ma lo fate voi. Lo facciamo noi, sì, tutte le mattine. Tutte le paste sono produzione nostra al 100%, compresa la crema. Sì. E tutte le mattine escono caldi dal nostro forno. Senti, mi dici la domanda che ti fanno qualche... Mi chiedono se le paste sono fresche del giorno. Te gli rispondi, non sono fresche, sono calde. E perché calde, si fanno sì. Al momento, sì, vero? Indubbiamente. Va bene, senti, allora io per me, non lo so, dammi quello che ti pare a te. E per Franceschino che si può fare? A Franceschino gli consiglierei una pesca di Prato. Eh sì, perché lui Prato ce l'ha nel cuore, come tutti noi. E quindi bisognerà dargli qualcosa. Una pesca di Prato o anche un sedano alla crema chantilly. Senti, allora lui mangia tutte e due. Per te non siamo il cappuccino? E una polacchina. Si prende anche il cappuccino? Sì, indubbiamente. Una polacchina, grazie. Buongiorno. Franceschino, gliela mettiamo una pesca? Mettiamogliela, sì. C'è anche il cocomero. È una pesca, andiamo a prendere il cappuccino. Andiamo, si va. Come lei il cappuccino dei Betty? Fenomenale, se poi lo fa la Samantha ce lo danno tutti. Buongiorno. Buongiorno. Due cappuccini, uno per lui e uno per Francesco. Eh sì, perché sennò è geloso poi. Franceschino, vieni, si mangia. Franceschino, che tu mi guardi così? O tu volevi la peschina? Geloso.